Buongiorno a tutti, siamo qui al Festival Mare di Libri di Rimini con la scrittrice finlandese Zeita Parkola, che è autrice del libro L'ultima possibilità. Perché si sarebbe dovuta creare una scuola come L'ultima possibilità? E come le è venuta l'idea di scrivere di un gruppo di bambini prigioniero di una scuola e degli adulti? Tietenkin toivoisin, että mahdollisuuksien talo olisi koulu, jollaista ei ole olemassakaan, mutta kyllä se hiukan muistuttaa joitakin kouluja, joissa olen itse ollut oppilaana aikoinaan. Olin aika vilkas lapsi, ehkä minussa oli hiukan viimaa ja vähän vaikeaa oli välillä olla koulussa. Sicuramente noi spereremmo che una scuola come quella dell'ultima possibilità non esistesse, ma in realtà queste scuole esistono, infatti per scriverle mi sono ispirata ad alcune scuole che anch'io ho frequentato nella mia vita, infatti ero abbastanza una ragazza selvaggia, in me c'è un po' di Borea. Mutta minulla ei ollut skeittilautaa, vaan balettitossut. Però io non avevo la tavola da skate, avevo il balletto. Borea è un dodicenne che lotta contro tutti solo con le sue forze. Per fortuna riesce ad incontrare India e i suoi amici. Ma grazie a che cosa questo gruppo riesce a lottare contro la tirannia della casa? Uskon, että he onnistuvat taistelemaan mahdollisuuksien talon väärää ajattelua ja ikään kuin tällaista alistavaa ajattelua vastaan, koska heillä on hyvä yhteishenki. Eli lapset välittävät toisistaan. Intia on heidän johtajansa, mutta lapset ovat yhdessä tehneet säännöt. Ketään ei kiusata, toisista huolehditaan ja niin edelleen. Siksi he ovat vahvoja yhdessä. Io penso che loro riescano a combattere contro la scuola dell'ultima possibilità perché è proprio l'idea che sta alla base della scuola dell'ultima possibilità che è sbagliata. E anche perché loro sono un gruppo, quindi agiscono insieme e anche se India è in un certo senso il leader, le regole sono fatte da tutti, nessuno può subire episodi di bullismo in questo gruppo e tutti devono prendersi cura gli uni degli altri. Per entrare nella scuola L'ultima possibilità, Borea deve rinunciare alla sua passione per lo skate. Per lei è corretto abbandonare i propri interessi per accontentare gli altri? Se, että viimalta kokonaan viedään skeittilauta, tuntuu tosi julmalta, koska se on... Olen tänään puhunut siitä, kuinka skeittilautaa on ikään kuin siivet. Ne on kuin linnun siivet, ne ovat viimalle tapa lentää. Eli metaforisesti skeittilauta tarkoittaa lentämistä ja sitä vapautta, jota meistä kukin tarvitsee. Se, että skeittilauta otetaan viimalta pois, on vähän samaa kuin se, että kun menet vankilaan, jos joudut vankilaan, olet rikollinen, sinulta viedään kaikki omat henkilökohtaiset asiat pois ja silloin olet avuttomampi. Ja se korostaa sitä, että sinulla ei ole mahdollisuuksia, samoja mahdollisuuksia kuin muilla ihmisillä. Siksi se on hyvin äärimmäistä ja väärin. Toisaalta ei voi ottaa pois siipiä. Io penso che togliere a Borea la tavola da skate sia profondamente sbagliato, perché come ho già parlato nell'incontro di oggi, la tavola da skate sono un po' le ali di Borea, il suo modo di volare e di essere libero. E questo rappresenta un po' la stessa cosa che succede in prigione. Infatti se una persona commette un crimine e va in prigione, tutti gli effetti personali gli vengono tolti, perché... Questo rende la persona più debole, però io penso che ci siano delle cose che non si possono togliere a una persona. Ascoltami bene, fece India in tono serio. Te la faranno pagare in ogni caso. Non ti viene data altra possibilità se non quella di fallire. India è convinta che la casa della possibilità sia
inutile con i suoi amici migliori, con le sue insulse fidanzatine, con le sue punizioni. Quali effetti produce questa casa delle possibilità sui ragazzi, ma soprattutto su Borea, che comunque in un certo determinato punto cambia, secondo India? Mahdollisuuksien talo vaikuttaa sillä lailla näihin oppilaisiin, että he vältelläkseen näitä rangaistuksia, koska mahdollisuuksien talossa on hyvin ankara rangaistusjärjestelmä, jos teet väärin, sinua rangaistaan. Ja vältelläkseen rangaistuksia, ja koska haluavat toimia koulun sääntöjen puitteissa, monet oppilaat ovat luopuneet ikään kuin siitä inhimillisyydestään. He ovat alkaneet vakoilla toisiaan ja he ovat alkaneet käyttäytyä kuin sotilaat jossain sotilasdiktatuurissa. Eli he eivät ajattele sydämellään, mikä on oikein, vaan he ajattelevat sitä, mikä heille on sanottu, että on oikein. Ja tällaiseksi Intia ei halua itse tulla, eikä että viima tulisi sellaiseksi. Hän haluaa pelastaa viiman sellaiselta sotilaan kohtalolta. Come saprete, nella scuola dell'ultima possibilità c'è un grosso sistema di punizioni. Lì funziona che se sbagli paghi, il sistema di punizioni è veramente molto grande. Quindi quello che succede è che lo studente fa di tutto pur di evitare la punizione e smette di pensare agli altri e allo stesso tempo diventa una specie di spia che fa rapporto quando gli altri sbagliano. E quindi la conseguenza peggiore è che se mi viene detto di fare qualcosa, io non penso più col cuore a quello che è giusto o sbagliato fare, ma penso a quello che la scuola dell'ultima possibilità mi dice che è giusto o sbagliato. Mi viene un po' una mentalità da militare, che è quella che India non vuole per sé e non vuole per Borea, quindi vuole un po' salvarlo da questo destino da militare. Un'altra frase di India è: potremmo perdere tutto o vincere tutto. Lei come considera la voglia di rischiare per la propria libertà del gruppo di protagonisti nel libro? Ajattelen oikeastaan niin, että ilman vapautta elämällä on aika vähän merkitystä. Eli jos itse menettäisin vapauden, ja mä en tarkoita nyt sitä, että jos joutuisin vankilaan, niin mielikuvitukseni olisi kuitenkin vapaana, eli jotain on vapaana, ja se vapaus pitää säilyttää niin kauan, kun minulla on se vapaus, niin kauan olen ihminen, ja kun minä menetän sen vapauden, lakkaan olemasta ihminen. Sen takia vapaus on tärkeintä, mitä meillä on. Ja se sama vapaus meidän täytyy pystyä antamaan muille eläville olennoille. Ja tietenkin ajattelen myös, että tässä nimenomaan en vain ihmisiä, vaan ajattelen myös eläinten oikeuksia. Io penso che senza libertà la vita abbia poco significato. Se penso che io stessa potrei perdere la libertà e non intendo andare in prigione, perché comunque se anche andassi in prigione la mia libertà creativa sarebbe viva, ma se io perdessi la mia libertà dal punto di vista mentale mi rimarrebbe molto poco come persona, e io penso che la libertà sia quello che è più importante nella vita, e così come l'abbiamo noi dobbiamo cercare di darla anche agli altri, anche se è difficile, e non soltanto alle altre persone, ma dobbiamo pensare anche per esempio agli animali.